Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi attraverso questo testo, Beata te Pietrelcina, alcuni racconti che arrivano direttamente dai compaesani di Padre Pio, Pucinari, che molti anni fa hanno consegnato a Padre Alessandro da Ripa Bottoni e Padre Lino da Prata tante testimonianze e loro le hanno riportate in questo testo degli anni 70. Oggi vogliamo raccontarvi un episodio della signora Zaira che nel 32 insieme al marito si trovava coinvolta innocentemente nel fallimento di una banca locale per continui ammanchi e per questo aveva bisogno urgente di alcune notizie che poteva fornirgliele soltanto il dottor Mario Di Giacomo, affezionatissimo a Padre Pio e in quel periodo a San Giovanni Rotondo. Per sollecitare il dottore, il marito della signora Zaira scrisse una lettera al cappuccino. Tale lettera, scrive la signora Zaira, la consegnò a me. Io, da parte mia, la posai sullo scrittoio per farla imbucare. Non so per quale motivo dimenticai la lettera, tanto più che la donna di servizio aveva ammucchiato sulla lettera altre carte. Dopo due giorni arriva da noi il dottor Di Giacomo, il quale dice: Padre Pio mi ha mandato in tutta fretta dicendo corri, corri a Pietrelcina perché il dottor Crafa, Rodrigo, ovvero il marito di Zaira, ha bisogno di te. La sua venuta fu di molto aiuto, di conforto, scrive ancora Zaira. Passarono diversi giorni, pensai di mettere un po' d'ordine sullo scrittoio e quale fu la mia meraviglia? Fu quella di trovare la lettera indirizzata a Padre Pio, affrancata e ancora da spedire. Come aveva fatto Padre Pio ad indovinare le nostre necessità, scrive la signora Zaira, cresceva in noi la venerazione, la fede, specialmente in mio marito, non troppo attaccato alla religione, ma che poi il Signore se lo richiamò ben preparato e con tutti i sacramenti. Per me il merito fu solo del nostro amato Padre Pio.